Chiediamo scusa per il ritardo perché c'è stato un problema tecnico. Bene, ora la nostra cappellina è spalancata e grazie al web voi potete entrare a pregare con noi, ad adorare il Signore Gesù. È nato un bambino, ci è stato dato un figlio e questo ci dà tanta gioia perché questo figlio è il Figlio di Dio e si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. Allora lo vogliamo adorare nel pane eucaristico che si è reso presente per darci forza, per darci il nutrimento per il nostro cammino. Ed ora con gioia accogliamo la parola di Dio che viene portata solennemente, questa parola che è il fondamento della nostra vita, è la sapienza per la nostra vita. Noi la vogliamo accogliere, la vogliamo mangiare perché possa nutrire la nostra vita. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento. Il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Il dono di questa adorazione è una preghiera liturgica che con tutta la Chiesa vogliamo fare per adorare il Signore, per lodarlo, per benedirlo, per invocarlo. E vuole essere una preghiera vocazionale, affidando i pastori, Papa Francesco, i vescovi e i sacerdoti, perché possano compiere la loro missione, perché possano annunciare in questo tempo di confusione e di buio la luce che viene da Gesù, luce vera del mondo. Vogliamo pregare per le famiglie perché possano vivere la loro vocazione, la missione del sacramento del matrimonio. E oggi in modo particolare vogliamo pregare per tutte quelle famiglie che si stanno impegnando a iniziare un cammino col mistero grande del matrimonio. Vogliamo pregare per tutte le famiglie della scuola, per i nostri bambini, e vogliamo chiedere al Signore vocazioni sante, sacerdotali e religiose, perché possano continuare a testimoniare la profezia della vita nuova che Gesù Cristo ci è venuto a donare. E vogliamo perciò invocare lo Spirito, l'unico che può rinnovare la nostra vita, che può darci eco quello Spirito che ci rende testimoni di questo amore che ci è stato donato. Vogliamo affidare in modo particolare le persone che hanno chiesto di pregare per loro, Andrea e Paola, Luigi e Nicola, Antonio, Alessia e Antonella, la piccola Maria Benedetta.
La liturgia del tempo natalizio ci ha fatto contemplare e ci fa contemplare ancora oggi il mistero dell'incarnazione. Gesù Cristo è il Messia, è l'atteso di tutte le genti. Il popolo di Israele lo attendeva con ansia e ha visto spuntare questo germoglio. Il profeta Isaia ha annunziato la missione del Messia, una missione straordinaria, una missione di liberazione di questo popolo, una liberazione fatta con misericordia, con compassione, perché il Messia si è chinato verso i poveri, verso gli umili, verso i diseredati e ha inaugurato il regno di Dio. Anche la nostra società è un popolo che cammina nelle tenebre, ma forse non aspetta il Messia, ma Lui è venuto, Lui viene e vuole essere la luce di questo popolo, di questo mondo. Allora vogliamo chiedere con la nostra preghiera che ci doni la pace, che ci doni di compiere il suo regno in mezzo a noi. Ci alziamo in piedi. Così dice il Signore, ecco il mio servo che io sostengo, il mio eletto di cui mi compiaccio. Ho posto il mio spirito su di lui, egli porterà il diritto alle nazioni. Non griderà, né alzerà il tono, non farà udire in piazza la sua voce, non spezzerà una canna incrinata, non spegnerà uno stoppino dalla fiamma smorta, proclamerà il diritto con verità.
non verrà meno e non si abbatterà finché non avrà stabilito il diritto sulla terra e le isole attendono il suo insegnamento. Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia e ti ho preso per mano, ti ho formato e ti ho stabilito come alleanza del popolo e luce delle nazioni, perché tu apra gli occhi ai ciechi e faccia uscire dal carcere i prigionieri, dalla reclusione coloro che abitano nelle tenebre. Si aprirono i cieli e la voce del Padre disse: «Questi è il Figlio mio, l'amato, ascoltatelo». Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. Gloria a te, Signore. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però
voleva impedirglielo dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzata da te e tu vieni da me?» Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Allora Giovanni acconsentì. Appena battezzato, Gesù uscì dall'acqua ed ecco si aprirono i cieli ed egli vide lo Spirito di Dio scendere come una colomba e venire su di lui. Ed ecco una voce dal cielo gli disse: «Questi è il figlio mio prediletto nel quale mi sono compiaciuto». Parola del Signore.
Abbiamo ascoltato come dopo il battesimo di Gesù, uscito dalle acque, il Padre ha proclamato solennemente: «Questo è il mio figlio, l'amato, in lui mi sono compiaciuto». Anche noi, grazie a Gesù Cristo, siamo figli di Dio e lo siamo realmente. Anche per ciascuno di noi, Dio Padre ha detto: «Tu sei mio figlio, l'amato, tu sei mia figlia, l'amata». A Lui vogliamo esprimere la nostra fiducia e vogliamo lasciarci abbracciare da questa sua tenerezza e da questa sua misericordia, e cantiamo: «Abba, Padre». Thank you.
Ed ora invochiamo lo Spirito Santo di Dio affinché ci doni la grazia di accogliere Gesù, la luce vera che illumina ogni uomo, affinché possa rinnovare la nostra vita e quella di tutto il mondo. Ci alziamo in piedi. Padre di immensa gloria, tu hai consacrato con potenza di Spirito Santo il tuo Verbo fatto uomo e lo hai stabilito luce del mondo e alleanza di pace per tutti i popoli. Concedi a noi di vivere come fedeli imitatori del tuo Figlio prediletto in cui il tuo amore si compiace. O Padre, il tuo unico Figlio si è manifestato nella nostra carne mortale, concedi a noi di essere interiormente rinnovati a sua immagine. Padre onnipotente ed eterno, che dopo il battesimo nel fiume Giordano proclamasti il Cristo tuo diletto Figlio, concedi ai tuoi figli, rinati dall'acqua e dallo Spirito, di vivere sempre nel tuo amore. Dato loro il pane disceso dal cielo, che porta in sé ogni dolcezza. O Padre, che nella morte e risurrezione del tuo Figlio
Hai redento tutti gli uomini, custodisci in noi l'opera della tua misericordia, perché nella assidua celebrazione del mistero pasquale riceviamo i frutti della nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Dio sia benedetto. Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome. Benedetto il suo santo nome. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto è il nome di Gesù. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo sacratissimo cuore. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto il suo preziosissimo sangue. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetto lo Spirito Santo Paraclito. Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima. Benedetta la Gran Madre. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua santa ed immacolata concezione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetta la sua gloriosa assunzione. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre. Benedetta San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi. Rendiamo grazie al Signore per questo tempo che ci ha donato di vivere insieme nella preghiera. Auguro a tutti una buona serata, una buona notte.